Allora, grazie a tutti di essere venuti. Abbiamo convocato questa conferenza stampa per praticamente annunciare l'adesione del gruppo dirigente, degli ultimi militanti, diciamo, che erano ancora fino a pochi giorni fa all'interno del gruppo della destra, all'interno di Fratelli d'Italia. Abbiamo voluto fare una conferenza stampa e non un semplice comunicato, perché mi sembrava giusto dare diciamo anche voce a chi ha fatto questa scelta, che comunque è stata una scelta importante e soprattutto che va anche a un po' mettere fine a quella che era una questione che era nata con appunto l'adesione di alcuni della destra all'interno di un altro partito, che avevano appunto detto alcune cose, avevano detto che gran parte e oltre il 60% appunto della classe dirigente e militante della destra era confluita appunto in un altro partito. Con questa conferenza stampa diamo fine a queste a questa mini polemica, con numeri, con dati alla mano, appunto diciamo che non era vero e che effettivamente l'adesione e la partecipazione a quello che sarà il percorso fondativo sia di Fratelli d'Italia attraverso le primarie, sia nella fase successiva, cioè quella elettorale, nelle prossime comunali, nelle prossime europee, avverrà con Fratelli d'Italia. Quindi con enorme piacere che comunque diamo il benvenuto a chi ha compiuto questa scelta, dicendo naturalmente che questo è un ritorno a casa per tanti di loro. Con tanti di loro abbiamo fatto da sempre politica, e quindi ritrovarci insieme in un percorso unico è motivo di orgoglio e di felicitazione. Io lascerei la parola a Pierpaolo Pasqua, che naturalmente è quello che il gruppo diciamo ha individuato per diciamo illustrare questo percorso, e quindi ecco, do a lui la parola. Sì, grazie per il benvenuto. Dunque, l'operazione, noi abbiamo convocato la conferenza stampa perché l'operazione è un'operazione importante. Io mi dispiace tediarvi, però tengo, anche per dare risalto a tutti quelli che hanno seguito il percorso della destra e che oggi hanno aderito a Fratelli d'Italia, ci tengo a nominare i paesi nei quali abbiamo rappresentanti, militanti, iscritti e simpatizzanti che hanno deciso di passare, che sono la quasi totalità di quello, di tutto il gruppo che era la destra nel Viterbese, a partire da Viterbo, Orte, Montefiascone, Tarquinia, Vetrallo, Gallese, Acqua Pendente, Ronciglione, Nepi, Monte Romano, Oriolo, Fabbrica di Roma, Cortiano, Carbognano, Caprarola, Cervete, Canepina, Bolsena, Marca, Vignanello, Vitorchiano, Vallerano, Valentano, Pianzano, Celleno e Latera. Altri sono in attesa, ma finché non hanno consegnato la tessera non possiamo dire che siano ancora passati, quindi non lo comunichiamo ufficialmente, lo comunicheremo in un secondo momento. Dicevo che l'operazione è importante perché di fatto la destra passa in blocco a Fratelli d'Italia. È anche sbagliato dire che passa a Fratelli d'Italia, il discorso è diverso: noi partecipiamo al progetto fondativo di Fratelli d'Italia perché riconosciamo in Fratelli d'Italia tutti i valori per i quali abbiamo sempre combattuto, quindi sia a livello locale che a livello nazionale. Mi piace segnalarne alcuni: noi siamo assolutamente a favore di tutte le iniziative che si potranno porre a difesa della famiglia, quindi proporremo subito una resistenza rispetto a questo decreto, a questa norma che obbliga a cancellare la figura papà e mamma e scrivere genitore 1 o genitore 2, che è una cosa che per noi è fuori da tutti i nostri idee e valori. Parteciperemo al progetto di primarie di Fratelli d'Italia per poter votare nei quesiti che vogliono mettere in discussione il rapporto attuale dell'Italia con l'Europa, quel rapporto che non ci soddisfa, che ci costringe a bruciare le arance e poi nei supermercati troviamo, invece delle arance siciliane, troviamo le arance sudafricane, insomma gli esempi sarebbero infiniti. La difesa della moneta
della sovranità monetaria, la restituzione dell'oro che è stato poco tempo fa regalato da Banca Italia ai banchieri privati, insomma tutti i temi che sono tipici della destra italiana. Ma il motivo fondamentale e fondante che ha consentito di fare questa decisione e di avere l'adesione del quasi il 100% di tutta la provincia è il fatto che Fratelli d'Italia propone le primarie, e propone le primarie per tutto, propone le primarie per la scelta del simbolo, per la scelta dei quadri dirigenti, per i quesiti fondamentali della politica da decidere in Europa, a breve avremo le elezioni europee. E questa in Italia a destra è una rivoluzione, è il primo partito che propone le primarie, il che vuol dire che sposta il peso delle decisioni e delle nomine dai palazzi romani al territorio. Quindi alcuni dei nostri rappresentanti si candideranno in Fratelli d'Italia alle primarie di Fratelli d'Italia e stiamo già concordando con Paolo quella che non è più un'alleanza fra sigle diverse, ma di fatto è un'adesione a un partito, quindi tutta la nostra militanza si trasferisce nelle bandiere di quello che oggi si chiama Fratelli d'Italia e domani avrà un nome che decideremo insieme, e parteciperà alle primarie con la creazione dei gazebi, adesso noi li faremo a Montefiascone, a Gallese e in qualche altro paese. Fondamentalmente siamo stanchi dei partiti padronali, in Italia ne abbiamo troppi, no? Abbiamo Forza Italia di Berlusconi, la destra di Storace, i centri di Monti o di Casini, e poi c'è Fratelli d'Italia che invece è un partito che fa le primarie. Siamo stati ricevuti, quindi quando Paolo parla di un ritorno a casa è evidentemente così, abbiamo oggi un ritorno in valori, non c'è nulla nei valori, non c'è una scelta di politica nazionale, locale, che la destra non abbia condiviso, non possa condividere, non ci sono valori differenti, non ci sono indirizzi differenti, era quindi assurdo continuare questa divisione. Dirò di più, noi abbiamo rotto gli indugi qui a Viterbo, io sono in contatto con tanti altri dirigenti provinciali del partito La Destra in tutta Italia e sono tutti stanchi dei giochini fatti ai vertici, quindi questo che è quello che è successo a Viterbo succederà in tante altre province in tutta Italia a breve. Siamo stati ricevuti benissimo, non ho trovato sette correnti in questo partito, cosa che invece purtroppo nella mia esperienza politica ho visto tante altre volte, e quindi siamo tutti entusiasti di cominciare questo percorso insieme, sperando di poter tirare a destra il timone della politica italiana. Io non ho altro da dire, so se io ringrazio per la presenza i consiglieri provinciali Luca Mantuano, capogruppo di Fratelli d'Italia, Alberto Cataldi, e Gianluca Mancini, consigliere comunale, proprio a significare con la loro presenza l'importanza di questa operazione, che giustamente, come diceva Don Paolo, non è un caso isolato, ma è una situazione che si sta replicando in grandi parti d'Italia. Anche io ho dei feedback che mi danno riscontro di quello che è praticamente una continua adesione a Fratelli d'Italia. Ciò significa che comunque quello che vuole essere un partito di destra che abbia delle connotazioni provenienti appunto dalla destra si sta fondando, e che l'operazione appunto fatta con l'Officina per l'Italia lo dimostra con la validità di quello che naturalmente è stato prodotto sia col documento e che verrà prodotto soprattutto nella fase delle primarie. È naturalmente un momento importante. Come dicevamo prima, ci sono 27 comuni che vanno a rinnovo e soprattutto ci sono le elezioni europee con uno sbarramento al 4% che è impegnativo. Noi sappiamo che nella provincia di Viterbo abbiamo determinati percentuali, quindi proveremo sicuramente a fare il risultato e ad alzare l'asticella dello sbarramento in maniera molto più evidente e più forte. Naturalmente, per fare questo il contributo di tutti è necessario, e in questa fase avere questo tipo di ambizione è comunque importante per un partito che vuole essere appunto un partito nazionale e un partito che è radicato
nel territorio attraverso i cittadini. Quello che diceva per Paolo, e poi chiudo e lascio la parola ai nostri eletti, è che se un partito vuole essere un partito nazionale e vuole naturalmente a livello nazionale imporre la scelta dei deputati attraverso la scelta appunto con la preferenza dei candidati, se vuole proporre le primarie per quello che riguarda la scelta dei candidati a sindaco e al consiglio regionale, se vuole attraverso la partecipazione popolare dare una legittimazione ai propri rappresentanti, questo è il momento importante per far sì che si inizi questo percorso e che arrivi. Naturalmente è la prima elezione primaria che avviene a destra e quindi di conseguenza sarà un primo banco di prova per capire se gli elettori che stanno nel centrodestra sono predisposti o hanno la volontà appunto a partecipare a un evento del genere. Naturalmente a sinistra magari possono essere più abituati, noi ci impegneremo per far sì che questa diventi una prassi e che anche per le prossime elezioni politiche sia appunto il metodo utilizzato per la scelta sia dei candidati alla Camera e al Senato sia per la scelta del candidato premier. Gianluca. Piacere di evidenziare che uno degli grandi uomini del nostro secolo, che era Steve Jobs, lanciava un messaggio che bisognava essere folli. Beh, noi abbiamo per adesso un condottiero, che è Giorgia Meloni, che sta dimostrando che questo messaggio è stato ben recepito. E pensate che quello che stiamo facendo in Fratelli d'Italia praticamente sarebbe come se invece di votare il governo si lasciasse possibilità agli italiani di decidere anticipatamente i sottosegretari. Cioè noi diciamo non votate il cosiddetto presidente provinciale che poi si sceglie la giunta, ma votate la giunta. Quindi una forma di democrazia che è veramente non allargata, è dilatata all'estremo. Questo perché? Primo perché non ci abbiamo nessun timore del confronto e secondo perché, come diceva Pierpaolo, abbiamo dei valori che sono talmente radicati all'interno di questa comunità che non è che qualcuno possa cambiarli. Per noi di fatto fare politica si tratta di vivere in una determinata maniera, con determinati valori, se tu, e quindi tutte queste cose si trasformano in etica, se tu hai un'etica, una morale che può ancora esserci all'interno della politica, tutte le operazioni inclusive, d'allargamento. Questo qui è stato una cosa facile, insomma, abbiamo condiviso 100.000 battaglie, cioè, ha sempre fatto parte di una sola comunità allargata, che è quella della destra viterbese, no? Quindi diciamo che è stato un ritrovarci, però questa è la vera forma di democrazia oggi, questa qui dovrebbe essere presa ad esempio per cambiare la legge elettorale, no? Perché poi dopo i proclami fanno bene, gli slogan fanno bene, ma poi bisogna che tutto si traduca in azioni, in cose concrete, perché se poi le cose che si dicono non si fanno, cioè è come se io oggi fossi il presidente della provincia, anzi ieri, che dice che non gli piace il governo tecnico e poi faccio la giunta dei tecnici, sarebbe un controsenso, nessuno lo fa insomma. Questa è la realtà, noi queste cose qui non le facciamo. Se oggi ci chiedete come la pensavamo sul governo tecnico dei Monti, dicevamo che l'avremmo osteggiato. Se oggi qualcuno ci chiedesse, ma non penso che interessi nessuno, se sosterremmo una giunta tecnica all'interno della provincia, la risposta sarebbe identica, perché è proprio una coerenza morale, etica, un modo di far politica che ti porta a continuare a non dover ribadire quello che hai detto ieri, perché comunque coi fatti non lo smentisci. Ci sono altre persone magari che fanno diversamente, però noi ne prendiamo atto. Quindi ben venga qualsiasi tipo di allargamento. Officina per l'Italia è una grande innovazione per la politica nazionale italiana, perché tenta, come laboratorio di Mentibelle, di mettere non nello stesso tavolo, in operazioni semplici come questa che abbiamo fatto, persone che l'hanno sempre pensata nella stessa maniera, che tenta di mettere intorno al tavolo, che è sempre rotondo, persone che la pensano in maniera differente, perché quando poi si va a fare un dialogo con le persone che fanno parte di una determinata area politica e sta più al centro, devi essere predisposto a recepire o magari predisposto a cambiare idea, no? Quindi senza fare muro contro muro. I muri sono stati abbattuti tanti anni fa e nessuno li vuole più erigere. Quindi queste sono operazioni che da noi
avverranno sempre più di frequente, sperando poi che questo si traduca in consenso elettorale, perché tutti dicono che l'Italia è un paese di centrodestra, un paese tradizionalista, non c'è forse popolo più tradizionalista legato alle tradizioni degli italiani, figuriamoci dei viterbesi, no? Quindi noi lo facciamo, gli altri se sono capaci dimostrano di farlo e poi ci confronteremo con tutti. Alberto, Gianluca, secondo me questo qui è il primo passo per un ampliamento del nostro gruppo. È bello vedere qui Pasqua oggi insieme a noi. Io spero che da oggi in poi tanti altri ambienti di destra si ritrovano nel nostro ambiente, anche perché è un ambiente nuovo che condivide tutto, dalle cose più piccole alle cose più grandi. Tanta gente non sa in questo momento dove stare, no? Queste porte sono sempre qui aperte al dialogo e al confronto con tutti. Quindi mi auguro che tante anime di destra che si sono un po' perse trovino in noi il loro punto di ritrovo. Io solo due parole. Ho letto adesso una lista dei paesi che non mi aspettavo che fossero rientrati tutti quanti. Spero anche, ho letto tanti paesi della Bassa Luscia, dove io sono stato candidato ed eletto. Spero che pure a Civitacastellana, dove abbiamo sempre collaborato con la destra, riusciamo a portare all'interno di questo partito che guarda sempre. È in via di definizione. Cioè. Quindi faccio solo per benvenuto a tutti quanti. E sicuramente sarà un percorso molto lungo insieme. Domande? Quindi allo stato dei fatti, con questo passaggio la destra cessa di esistere a Viterbo? Sì. È evidente. Che ne so, ogni tanto scappa fuori qualcuno che aderisce da qualche parte. Meno che non la disca metà. Qualcosa non scambia la storia. Ah, può essere. Può darsi pure che qualcuno che fino a ieri non è stato con la destra, domani si prenda la bandiera della destra. Tutto può succedere. Se voi foste stati nel periodo in cui c'era la crisi in provincia, diciamo già all'interno del partito, diciamo dentro Fratelli d'Italia, avreste avallato, diciamo, le scelte che hanno fatto? Avreste dato qualche altro suggerimento? No, non avremmo avallato assolutamente le scelte fatte. Colgo l'occasione per ricordare che quando abbiamo avuto 3 consiglieri comunali a Viterbo abbiamo imposto la riduzione degli assessori. Oggi dei costi, delle spese, eccetera, eccetera. La politica scelta dai consiglieri provinciali di Viterbo nell'attuale crisi provinciale è stato uno dei motivi, io ho sbagliato a non citarlo prima, ma è stato uno dei motivi che hanno dato l'ultima spinta a consentirci di decidere di entrare in Fratelli d'Italia, cioè mostrare disinteresse per le poltrone e interesse per riduzione costi, efficacia, è sempre stata nostra politica, nostra idea. Rivederla qui in maniera così forte e determinata in Fratelli d'Italia ci ha detto bene, andiamo a sostenere dei consiglieri che avremmo votato e rivoteremo. Anche perché l'avete capito tutti, l'unico partito che mirava alla riduzione dei costi della politica era Fratelli d'Italia, e per gli altri invece era una scusa per tagliare teste agli assessori di Fratelli d'Italia. Questo ormai penso che anche mia figlia, che ha 8 anni, l'ha capito. Quindi siccome quelli erano proprio i giorni nei quali noi naturalmente eravamo a stretto contatto, è stato visto e misurato da parte loro anche questo tipo di discorso. Parlo a Nuora perché suocera capisca. Attenzione, la crisi in provincia si è aperta, ma noi abbiamo fissato dei paletti, che Pierpaolo ha iniziato, ben precisi, riduzioni dei costi della politica. Cioè non è che si esaurisce con la riduzione degli assessori con una giunta tecnica. Se c'era una cosa per cui erano tutti i partiti d'accordo, stranamente, era proprio riduzione dei costi della politica. Siamo ancora in attesa di capire quale sia la riduzione dei costi di qualsiasi tipo di assessore ci sia, compreso il Presidente. Cioè, perché parlare di riduzione dei costi della politica e fare la giunta tecnica senza dire precisamente e adeguatamente quant'è la riduzione del proprio stipendio, di quello che si percepisce dalla politica, non ha nessun valore. Stiamo parlando di aria fritta. Quindi noi vogliamo capire
dove si va a ridurre i costi della politica, perché fino adesso si sono ridotti i costi della democrazia, che è un'altra cosa. Ci sono le segreterie e compagnia cantante. Noi attentamente valuteremo quali sono gli atteggiamenti per la riduzione dei costi della politica. Questo rimane comunque in ballo. Non è se domani ci fosse una giunta politica o non politica. Cioè i nostri assessori si sono dimessi. Non abbiamo partecipato a sto balletto. I nostri assessori sono gli unici che si sono dimessi. Infatti sono stati rimossi, capito? Quindi l'attaccamento alla poltrona è zero, non ci interessa. Adesso ci interessa capire, prima di capire se politicamente è conveniente, rafforza la provincia, capire quali sono le riduzioni dei costi, su cosa andiamo a interagire. Sappiamo che un dirigente, è tornato al Comune di Viterbo, un dirigente, questo è un atto pubblico, era Manetti, costava 150.000 euro all'anno più. Quindi già c'è una riduzione, ma non basta. Non basta, bisogna andare a vedere i costi delle segreterie, bisogna andare a vedere anche i costi di quanto percepiscono. Il ritorno a casa di Lessi, scusate la battuta, non è stata una scelta politica, ma è stata una scelta costretta. Quindi quella è il conto manco solamente. Quindi vogliamo capire quanto il Presidente è disposto a mettere sul piatto della bilancia. In prima persona, ci sono esempi da seguire, diciamo noi, no? È stato un consigliere, non so di che formazione politica sia, insomma, quando è andato per un periodo di tempo fuori dall'amministrazione, ha devoluto il suo gestore di presenza alla scuola. Ok, Caprani. Vabbè, comunque. Questi sono gli esempi, dobbiamo capire se effettivamente c'è la volontà di andare a toccare quelli che sono i costi reali, no? Che sono i costi dirigenti, che sono i costi dei segreti, cioè non è che abbiamo scoperto l'acqua cara, sono questi i costi, no? Poi dopo che adesso si sia trovato un capo espiatorio, lo ripeteremo all'infinito, due consiglieri provinciali, regionali costano come tutto il consiglio provinciale per un anno. Va bene tutto. Attenti osservatori, vedremo, andremo avanti, se c'è la volontà. Grazie.